età, le donne erano specializzate a rigirare le frittate, e gli ometti non c'è che dire, non facevano che mentire, e chiamavano la Qualvin, seggiolina e tavolino, fare diverso non era permesso. Un giovane gambero si chiese perché i suoi genitori, tradizione e cliché, camminassero indietro soltanto giacché lo facevano da sempre così, uno, due, tre. Io voglio imparare a camminare in avanti, e mentre lo disse risero tutti quanti. Voglio, lui disse, far come le rane, mi caschi la coda se non lo so fare. Così mi disse il gatto che rideva sotto i baffi, mentre il topolino pensava come liberarsi. Improvvisò una storia che gli tornò alla mente, e il gatto lo ascoltava attentamente. La storia era su un ragno che lottava contro il vento, la raccontava lenta per guadagnare tempo. Una storia sui ragni, una bella storia presa da un libro vecchio della scuola. I felini veri aveva poca cognizione, ma approfittò che il gatto ebbe una distrazione, e così fuggì con balzo leste repentino per non diventare un misero. Il sole viaggia in cielo col suo carro di fuoco, la nuvola gli disse ne avrai ancora per poco, perché non potrai avere i raggi all'infinito. Vedrai che poi il tramonto sarà tutto finito. All'uscita di un paese esistevano tre strade, una andava dritta al mare e una in città. E Martino Testa Dura disse, la terza dove porta? Gli risposero, qui nessuno lo sa. Quella strada, santo cielo, no, non porta a nessun posto, ed è inutile camminare là. Ma allora chi l'ha fatta? Non l'ha fatta mai nessuno. Come vedi, è sempre stata qua. Se voi mi ascolterete un po', una storia vi dirò, che un bel giorno al Polo Nord una violetta vi spuntò. Una violetta al Polo Nord, com'è giunta lì non so, l'orso bianco stupefatto alla foca domandò.
voi mi ascolterete un po', una storia vi dirò, che un bel giorno al Polo Nord una violetta vi spuntò, una violetta al Polo Nord. Da niente, esisteva un bambino che era trasparente, era fatto di carne, di ossa e di vento, pareva di vetro, faceva spavento, sembrava di vetro, metteva spavento. Si muoveva il suo cuore ed ogni pensiero. Irriverente, una storia puerile, una storia di niente, di un omino qualunque in mezzo a tanta gente, di un omino bizzarro, un omino differente. Aveva un naso strano, cioè fatto di niente, e così anche la sua bocca, le scarpe, la sua mente. Veniva da un paese in cui non c'era gente, veniva da lontano dove non c'era niente. Ed incontrò qualcuno, pareva fosse un ratto, gli disse: Topolino, ma tu sei mezzo matto, non hai paura del gatto, sei proprio impertinente. E il topo gli rispose: quello è un gatto di niente. L'omino per la noia provò a battere la testa in un muro di niente senza alcuna finestra, un muro senza porte, un muro senza muro, un muro senza passato, presente e futuro.